L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato la fine dell'emergenza Covid, 3 anni di emergenza globale con una stima di 20 milioni di morti. Nella percezione generale la pandemia era già finita, ma ora c'è l'ufficializzazione tecnica e scientifica, secondo la quale con il virus si continuerà a convivere, ma con un approccio diverso, quello della fase 3, fatta di prevenzione. Come arriva la Toscana alla fine dello stato di emergenza? Ci arriva con 1.600.000 casi e più di 11.700 morti. Si contano 43.864 casi e 320 morti ogni 100.000 abitanti. Nella provincia di Firenze, in termini assoluti, il grosso delle positività, oltre 428.000. Al contrario, la provincia con meno positività è Massa Carrara, 83.800. Per incidenza, invece, il primo posto va alla provincia di Lucca, con 45.831 casi ogni 100.000 abitanti, seguita da Livorno e Pisa. Il tasso più basso è quello della provincia di Prato. Ogni 100.000 abitanti si sono registrate 40.320 positività. Nell'area fiorentina il numero più alto di morti, più di 3.700. Il numero più basso a Grosseto, 430. Relativamente all'incidenza, il tasso di mortalità più alto è quello di Massa Carrara, con 384 decessi ogni 100.000 abitanti, a seguire Firenze e Prato. A Grosseto il tasso di mortalità più basso, 200 decessi ogni 100.000 abitanti.